Una lunga serie di omissioni da parte del comune di Farindola e della provincia di Pescara che dimostra l'approssimazione e la superficialità con cui gli enti preposti hanno gestito la drammatica emergenza neve di quei giorni ad inizio del 2017 e scaturita con il tragico crollo dell'hotel Rigopiano. Il PM Anna Benigni, nella sua requisitoria oggi in tribunale a Pescara, ha ripercorso con dovizia di particolari tutto ciò che è stato fatto, ma soprattutto non fatto in quei giorni per consentire l'incolumità collettiva, in particolare quella dei dipendenti e degli ospiti dell'hotel. Il sindaco di Farindola, Eugenio Lacchetta, non ha attivato la commissione valanghe del comune, non ha messo in pratica il piano emergenze e gli strumenti urbanistici preventivi. Avrebbe dovuto attivarsi per lo sgombero dell'hotel dopo l'ordinanza di chiusura delle scuole e non preoccuparsi, insieme alla provincia, di liberare la strada per assicurare il tutto esaurito all'hotel Rigopiano. Gli ultimi ospiti in ingresso, lo ricordiamo, erano stati Stefano Feniello e la sua ragazza il 17 gennaio di pomeriggio, ovvero un giorno prima della tragedia. Per quanto riguarda le responsabilità della provincia, dall'allora presidente Antonio Di Marco e i vari dirigenti coinvolti, le omissioni riguardano tutto ciò che non è stato fatto per garantire la regolare fruizione della provinciale 8, soprattutto dopo le prime scosse di terremoto, quando già in molti volevano lasciare l'hotel. E se non fosse stato possibile renderla percorribile, andava chiusa con relativa evacuazione della struttura. Al PM Andrea Papalia, invece, il compito di inquadrare le responsabilità in quota regione e prefettura, un fallimento dell'intero sistema e responsabilità politiche, etiche e giuridiche che saranno illustrate nel dettaglio nell'udienza di domani. Sì, finalmente è iniziato, abbiamo atteso quasi 6 anni, un anno, l'ultimo anno è stato veramente difficile perché aspettavamo veramente con ansia che iniziasse. Dopo tutti i tecnicismi, i rinvii, i tre purtroppo per gli scioperi, per il Covid, oggi inizia. Devo dire, pensavo di essere preparati, ma in realtà sentire il PM che inizia a parlare e fa la cronologia della storia, adesso è partito con il comune. Fa male perché ripercorrerlo con le sue spiegazioni veramente, veramente fa male. Racconta quegli atti quasi quando gli sta dentro, ci fa rivivere quegli attimi che noi speravamo che ritrovavamo con i nostri cari, ma non è solo mio perché mi sono girato intorno agli altri parenti e ho visto le mamme che quelle lacrime che usavano 6 anni fa ancora ce l'hanno, quindi non passa, il dolore non passa.